Noi in prevalenza ci affidiamo a personale locale perché conosce la lingua, perché conosce i costumi, conosce la cultura, riesce più facilmente a intervenire sul campo. Ovviamente in situazioni particolari, per esempio adesso nel caso di Ebola, noi siamo alla ricerca di personale anche italiano qualificato che riesca a darci una mano in contesti di, diciamo, forte specializzazione.